Michele Tortora, prefetto di Como, ancora per pochissimi giorni. Soltanto qualche giorno fa è arrivata la notizia che lei lascerà Como per andare a Ferrara, dove sarà Sì. Diciamo appunto prefetto. che dopo 4 anni di permanenza a Como, che costituiscono quasi un record della durata dei prefetti in sede, almeno qui, c'era da aspettarselo, per cui sapevo che prima o poi sarebbe arrivata la nomina. Le modalità con cui è stata fatta questa nomina sono state invece del tutto repentine, cioè io francamente non sapevo nulla fino all'ultimo momento, non sapevo né del trasferimento né della sede nuova. Come ha accolto quindi questa notizia? Con che spirito? Con rassegnazione, sarei rimasto volentieri ancora a Como, che è una città meravigliosa, però nello stesso tempo so che Ferrara è una città piacevole, civile, di grande cultura, dove si può lavorare bene, per cui vivo questo trasferimento come uno stimolo, una nuova sfida. Come ha trovato Como quando è arrivato qui e come la lascia? Ma guardi, in questi 4 anni non è che siano successe cose sconvolgenti, l'unica cosa che secondo me degna di essere rimarcata è che sono stati 4 anni di crisi. Di crisi economica pesante che ha lasciato traccia, fabbriche che chiudono, lavoratori che perdono il posto di lavoro e quindi la provincia adesso è sicuramente più povera di quanto era 4 anni fa. Insomma, la crisi è stata un po' il leitmotiv del suo Sì, ruolo qui a purtroppo sono Como. stato chiamato diverse volte a fare da moderatore delle vertenze sindacali, ma sa, fare il moderatore quando la vertenza sindacale è nasce dal fatto che la fabbrica chiude perché non riesce a far quadrare i conti, è molto difficile. Quindi quello che si è potuto fare per salvare i posti di lavoro è stato fatto, grazie anche, devo dire, alla grande collaborazione che hanno dato tutti, i sindacati, la Confindustria, le organizzazioni di categoria datoriali, un po' tutte hanno lavorato nella direzione giusta, ma la crisi comunque c'è stata ed è stata pesante. Dal punto di vista della sicurezza pubblica, della criminalità, lei anche in base alle esperienze precedenti che ha avuto, come valuta il territorio comasco? Dal punto di vista della sicurezza, Como resta tutto sommato una provincia tranquilla. Problemi di ordine pubblico non ce ne sono sostanzialmente, anche se qualche volta viene enfatizzata dalla stampa qualche situazione particolare che si è verificato sul Ma in territorio. questi ultimi anni ha In visto questi un ultimi, aumento in di. queste ultime settimane, direi, guardi, che fino a un paio di mesi fa la situazione era sostanzialmente immutata. Gli ultimi 2 o 3 mesi c'è stata una escalation dei furti, specialmente dei furti in appartamento, specialmente in alcune zone della città, della provincia, e questo ha provocato un po' di allarme sociale e ha indotto noi a trovare i rimedi. Se dovesse dire qual è stata la pagina più brutta e la pagina più bella della sua esperienza comasca, Ma guardi, anche pagina. di fatti che sono successi. Io devo dire che sono stato fortunato in questi 4 anni, ricordo soltanto episodi belli di Como. Ecco, l'unica cosa per la quale ho passato dei momenti di apprensione è stato quando c'è stata la frana di Brienno. Lì è stato un evento di protezione civile impegnativo, per fortuna senza conseguenze letali per nessuno. Ma poteva succedere una tragedia. Ecco, lì ho avuto un momento di apprensione, ci siamo tutti quanti dedicati per cercare di alleviare le conseguenze della frana, E per gestire fortuna l'emergenza. gestire l'emergenza, aiutare per quello che potevamo fare il sindaco di Brienno, insomma è stato un momento delicato sicuramente. Questo qui, in questi 4 anni ricordo quello come il momento più di ansia che ho vissuto in questi 4 anni. Per il resto, episodi piacevoli sono stati tantissimi. Guardi, io le posso dire che nel corso del mio mandato ho conosciuto delle realtà meravigliose che ci sono in questa provincia, tante persone che si dedicano al prossimo, tante associazioni di volontariato con mille iniziative che ho cercato di supportare attraverso la mia presenza, proprio per testimoniare la mia vicinanza a queste iniziative. E questa, secondo me, è una bellissima risorsa del territorio che lascia ben sperare per il futuro. In questi anni comunque Como è andata, diciamo, sulle cronache anche nazionali per diversi episodi. Adesso gliene cito qualcuno, Sì, magari così lo mi aiuta a commentiamo un ricordare, attimino sì. insieme. Tipo,
La protesta contro l'ex senatore Dell'Utri a Parolario era stato un caso che aveva avuto una notevole risonanza anche fuori dai confini italiani, tra l'altro. Sì, ma anche lì, guardi, è vero, è stato uno dei pochi episodi di problemi d'ordine pubblico avvenuti a Como, però si trattava tutto sommato di una contestazione, che non ha dato luogo a episodi di violenza. Come a Milano, città da cui provengo, ne avvengono a decine a settimana, per cui anche qui credo che sia stata enfatizzata la contestazione. C'è stata naturalmente, ma credo che sia stata ingigantita. Forse perché noi non siamo come i comaschi, viviamo in un territorio molto tranquillo e non siamo È abituati vero. ai episodi di questo genere, quindi quando È tutta succedono questione di magari. sensibilità. Io avevo, quando sono venuto qui, la sensibilità del milanese, perché ho lavorato a Milano tanti anni, ho fatto il capo di gabinetto. Fare il capo di gabinetto a Milano significa avere il telefono che squilla a qualsiasi ora del giorno e della notte e ti vengono a raccontare quello che succede in città, che è di tutto di più. A Como questa cosa qui ha fatto scalpore, questa cosa di Dell'Utri, ma sono cose che a Milano probabilmente non mi avrebbero nemmeno segnalato, se fosse successo a Milano, insomma. Possiamo dire che Como è quasi un'oasi Da questo punto di vista felice. sì, da questo punto di vista sì, per fortuna. Altro episodio, anche qui aveva avuto una notevole risonanza mediatica, il caso del tricolore. In quel caso il consigliere comunale che aveva donato la bandiera all'assessore leghista e c'è stato questo lancio reciproco del tricolore. Tra l'altro l'ex assessore è stato anche condannato per vilipendio Sì, ma anche lì è recentemente. stata, come dire, un litigio tra due persone che nato e morto lì, insomma, non mi sembra che abbia dato luogo a grandi conseguenze, insomma, non, è un episodio che ridimensionerei nel complesso, insomma. Adesso che lei deve appunto lasciare Como, anzi, tra l'altro, quando esattamente Non lo ci so sarà il ancora. cambio, Non lo so il ancora, passaggio guardi, di siamo in attesa consegne? della decorrenza che ci verrà data dal Ministero. Comunque dopo le feste, verosimilmente. Penso di sì e spero di sì, perché vorrei stare alcuni giorni qui per sistemare le ultime cose, non so se mi sarà dato il tempo e E in ultimo, cosa si sente di dire a chi appunto la sostituirà? l'opportunità. Ma io dico a chi mi sostituirà che è stato fortunato, perché è venuto a lavorare in una bella provincia, con tanta bella gente, provincia dove ci sono le condizioni per lavorare bene, grazie proprio a questo spirito di collaborazione che le istituzioni locali, ma anche gli enti del terzo settore, le persone singole offrono alla prefettura. E quando c'è questa collaborazione, questo spirito di lavorare nella stessa direzione, poi i risultati si ottengono. Invece un consiglio agli amministratori locali dei comuni, eccetera, cosa si sente Ma per di carità, non consigliare, mi sento di di dare? consigliare nulla, perché so che il loro lavoro è molto impegnativo e molto difficile, quindi non voglio parlare ex cattedra agli amministratori locali. L'unica cosa che mi sento di dire è di avere fiducia, perché le istituzioni ci sono e anche se stiamo attraversando tutti un momento difficile, dobbiamo essere consapevoli del fatto che supereremo anche questo periodo particolarmente arduo. Grazie Michele Tortora. Grazie.